Dopo 2 anni di comando, il capitano di fregata Maurizio Tipaldi lascia l'incarico di capo del compartimento marittimo e comandante del porto di Pesaro al capitano di fregata Barbara Magro. A causa delle norme anticontagio, il passaggio di consegne è avvenuto in forma ridotta e simbolica, mediante una cerimonia interna e un'intervista rilasciata alla stampa. La nuova comandante si è definita una figlia d'Italia, mamma veneta, papà siciliano e nonni napoletani. La Magro, 50 anni, è nata a Pieve di Cadore in provincia di Belluno e ha vissuto gran parte della vita nella città di Pisa, per poi trasferirsi prima all'ufficio circondariale marittimo di Jesolo e successivamente a Roma. Per me è stato il primo approccio con questa città che non conoscevo, quindi avevo aspettative sorrette dall'entusiasmo nella descrizione dei colleghi, aspettative che sono state tutte incredibilmente soddisfatte. Ho trovato un clima particolarmente accogliente sia nella città che nel personale della Capitaneria, quindi le premesse per lavorare bene ci sono. Mi auguro di raccogliere la splendida eredità che il mio collega e amico Tipaldi mi lascia e portarla avanti. È stata una cerimonia diversa dal solito, ma comunque sentita, ha commentato invece il comandante uscente Maurizio Tipaldi, che ha fatto un bilancio di questi anni trascorsi a Pesaro. Sì, estremamente positivo e condizionato negli ultimi mesi appunto dal Covid, ma che insomma ha comunque portato a realizzare una serie di obiettivi che ci eravamo prefissati in campo operativo, ambientale in particolare. Quali sono i progetti? Dove andrà ora? Io andrò al Comando Generale della Guardia Costiera a Roma, dove tra virgolette abito, quindi mi hanno accontentato, e andrò a ricoprire un incarico centrale alle dirette dipendenze del Comandante Generale. Ritorna a casa? Sì, ritorno a casa. È stato un periodo bello perché ho avuto modo di conoscere una realtà stupenda, ho avuto modo di dirlo più e più volte, questa è una dimensione veramente umana diciamo, a portata di tutti, e mentre gli ambiti da cui provengo, come Roma, come Napoli, sono dimensioni gigantesche che non consentono di avere una qualità della vita come quella che avete voi qui. Quindi complimenti, perché avete veramente un bel ambiente, preservatelo.